Buongiorno e benvenuti ad Ischia, la più grande delle isole Flegrei qui nel Mar Tirreno. Oltre questo borgo si può intravedere il profilo inconfondibile del Vesuvio e tutto l'abbraccio del Golfo di Napoli, perché Ischia è così, è un'isola che incanta e incanta da sempre. Uno dei simboli di Ischia è sicuramente lui, il castello aragonese. Pensate, oltre 25 secoli di storia tra prigioni, conventi, giardini rigogliosi, belvedere mozzafiati sospesi tra cielo e terra, il tutto all'interno di un'atmosfera rarefatta e senza tempo. Se vi dico Ischia, a cosa pensate? Sicuramente mare, terme e turismo internazionale. Ma in questo lembo di terra, largo 10 km e lungo 7, ci sono 6 comuni con santi e campanili da difendere, tradizioni e usanze da tutelare e soprattutto ricette e dialetti diversi. Quando si sente pronunciare la parola isola si pensa immediatamente ad un luogo separato dal resto del mondo, appartato, isolato appunto. Niente di più diverso dalla sensazione che si prova quando si è a Ischia. Qui ci si sente assolutamente al centro del Mediterraneo, quasi osservati, quasi protetti da una grandiosa presenza, quella del Monte Epomeo. E io è proprio lassù che voglio andare. Ma prima di incamminarmi vorrei fare un piccolo spuntino. Si chiama Castello Aragonese, però diciamoci la verità, la sua storia è molto più lunga e complessa, Nicola. Furono gli aragonesi a dare quella che è l'aspetto che oggi noi vediamo, a strutturarlo così, ma in realtà ci furono Normanni, Svevi, Angioini, varie dominazioni. È straordinario perché sintetizza un po' quella che è la storia del castello, dal 300 fino al bombardamento degli inglesi del 1809. La vedi, è completamente distrutta, eppure conserva il fascino di una storia millenaria, ed è questo il motivo per cui ci tengo molto, è un luogo veramente dell'anima. E questo castello fa parte della vostra, della tua famiglia da 3 generazioni. Noi impieghiamo tantissimo nel fare manutenzioni, restauri, ma allo stesso tempo, come diceva nostro padre, ci teneva molto a questo. Non bisogna soltanto restaurarlo e mantenerlo, ma anche dargli vita, e lo facciamo attraverso festival del cinema, di filosofia, mostre d'arte contemporanea. Cerchiamo di fare in modo che il visitatore non trovi un reperto morto, tra virgolette, ma trovi qualcosa di ancora pulsante. Uè, Mera Coppè, come stai? Tutto bene. Mera Coppese. Perché ti chiamavano Mera Coppese? Perché prima l'isola era divisa in due parti. Mere Coppe, che era la parte di sopra, e Mere Vascio, la parte di giù. Pare che questa parola derivi dal greco, noi siamo una colonia greca. Meros si dice lato in greco, quindi cop è sopra, vascio è giù. Sotto. Io sono Mere Coppese perché vengo da su. Che stai facendo? Ho preso una bella scarola perché voglio fare una ricetta tipica, rivista a modo mio, che si chiama Scarola Torciuta. E allora noi adesso andiamo a scoprire tutta questa bella diversità della tua amata isola e noi ci vediamo alla fine. Va bene, ci vediamo dopo. Allora. Dai, mi raccomando, fai la spesa. Va bene. Wow, Raffaele, grazie! Calda. Mamma mia, bisogna stare attenti a non scottarsi! Ecco, Francesco, qua. Che meraviglia! È arrivata la nostra focaccia bollente! E adesso la trasformiamo in uno spuntino tipico ischitano! Ovvio! Allora oggi proponiamo una bella focaccia fatta da noi con la nostra pancetta paesana. Quindi noi abbiamo preparato una bella crema di fave fresche con pancetta e cipolla, leggermente ripassata in padella e poi frullato insieme alla caciotta. Dai, dai, tagliamo. Procediamo? Procediamo, certo. Ecco.
fino a quest'ora? Amici miei, quale merenda? Guardate un po', spuntino da veri ischitani. Livio, no, questo è Peppone, questo qua. Vieni con la vega, porta un po' di vino. Bagno con vino, sì, porta bene. Beh. Prosit. Prosit. Merenda contadina. Sì, sì, merenda, sembra sempre a mangiare. Io un sorsetto solo, eh. Passaggi sta fortuna, mezza gente distratti, io non vedo nessuno. Quanta notte c'è data, per scalare il numero, mezza figlia scordata, c'ha pisa paura. Senza sogni non si va da nessuna parte. Che ci vuole per realizzarlo un grande sogno? Innanzitutto tanta passione e tanto cuore, quello sicuramente. Noi diciamo sempre: questo non è il nostro lavoro, questa è una scelta di vita. La natura su questa bellissima isola ci premia e quindi noi cerchiamo di rispettarla. Cerchiamo di fare innanzitutto un'agricoltura sostenibile, per noi questo è fondamentale. Siamo in un posto che abbiamo scelto, perché questo non è un posto, non è un'azienda familiare. Noi siamo arrivati qui, abbiamo ripulito i terreni che purtroppo sono stati abbandonati con il tempo. E che coltivate? Noi qua siamo in completa aridocultura. Infatti se vedi la vigna, questa è una vigna giovane di Biancolella, che è il nostro vitigno tipico dell'isola, e non c'è impianto di irrigazione. Oltre la vigna poi abbiamo anche delle varietà ortive nostre tipiche che vedremo nell'orto insieme a Gennaro. Chi è Gennaro? Gennaro è mio fratello. Come la convivenza? L'asino. Alti e bassi. Andiamo a conoscere. Amore e odio. Vediamo che dice lui, va. Gennaro, spero che Non stia seguendo una strada sbagliata, tracciata da tua sorella dove c'ho i semi. Non stai calpestando nulla, tranquillo. Peppo, perché è importante non solo non calpestare i sogni, ma anche i pomodori. Anche i pomodori. Questo è giusto. Aridocultura. Sì, sono pomodori che riproduciamo dal seme da circa, li ho ritrovati una ventina di anni fa, da una famiglia di Laccameno, una zona del fango. Che era una zona prediletta per la coltivazione del pomodoro da pienolo. E questo che pomodoro è? Tipo la varietà del pienolo, però qui è tonda, questa che riproduciamo noi è tonda e non c'ha il classico pizzo. Ti faccio vedere come li irrighiamo, giusto un bicchiere d'acqua a pianta. Al momento del trapianto, questa è la quantità d'acqua che viene data a ogni pomodoro, circa un 200 ml per pianta, e dopo non verranno più irrigati. Basta. Fino alla raccolta. Basta. Che avverrà, diciamo, da metà inizio luglio in poi. E oltre ai pomodori che si fa? Oltre al pomodoro riproduciamo in aridocultura anche il fagiolo zampognaro e la cipolla. La cipolla lunga dell'Epomeo. Andiamo a impiantare un... lo zampognaro? Tu continua qua, mi raccomando. Posso qua? Sì, sì. Ma così? Diradati. Ah, e allora diradati qua piano, non piano, so. Con garbo. Ma con garbo? Che vuoi dire? Che lo giuro? No, nel senso piano con il polso morbido. Quanta acqua si mette qua? No, qui non vengono per niente irrigati. Qua niente? Ora però c'è la cosa che più mi incuriosisce. La cipolla. Sotto cenere. La cenere contiene potassio e un minimo di soda.
che quindi caustica la superficie del terreno e cerca di evitare che crescano le erbacce. Perché noi comunque... Che la cosa più difficile è estirpare le erbacce. Noi che coltiviamo manualmente siamo costretti poi a farlo... Non utilizziamo comunque... Non usiamo diserbanti e quindi lo facciamo in maniera naturale con la cenere. Allora, da questa storia ho capito alcune cose. Che fratello e sorella possono stare insieme. Si può fare. Un compromesso si può fare. Io non so voi come vi immaginate i giardini dell'Eden, ma se venite qui ad Ischia potete farvi un'idea ben precisa, perché una natura autoctona rigogliosa ed un clima particolarmente favorevole hanno permesso il proliferare di una serie di giardini meravigliosi con piante e fiori che arrivano da tutto il mondo. Alessandra, buongiorno. Questo è il giardino originario dove è partito il progetto del il giardino La Mortella. Beh, l'isola è tipicamente ricca di macchia mediterranea, proprio le piante mediterranee, incluso il mirto, che in dialetto locale si chiama Mortella, che ha dato il nome proprio a questo posto. Questo giardino è proprio uno scrigno, cioè ha riunito in uno sfondo dato dalla macchia mediterranea piante un po' di tutto il mondo, soprattutto piante dell'area subtropicale e tropicale. Qual era l'idea iniziale? Allora, questo giardino ha una storia bellissima. Sì. Qui il giardino è stato creato da una coppia di stranieri, William e Susanna Walton. William era un musicista che un po' avanti in età, oltre 40 anni, ha sposato questa giovane ragazza argentina, Susanna Hill, e sono venuti ad abitare qui quasi subito. All'inizio hanno visitato Ischia per una vacanza e poi hanno deciso di acquistare un terreno e di creare un proprio giardino, la propria dimora. Quindi l'idea originaria del giardino è stata in realtà di creare un ambiente nel quale il musicista potesse trovare ispirazione per le proprie composizioni. Vedete conto dove sto entrando? Al Victoria's House. Prego. Allora, questa è una delle tante serre che in realtà ci sono all'interno di questo giardino. Sì, noi abbiamo tre serre a temperature diverse, ma tutte riscaldate. In questo momento, ecco, è fiorita questa bellissima Thunbergia misoriensis, che è una pianta che viene dal Misore, cioè una delle regioni meridionali dell'India, quindi una rampicante, che si copre di migliaia di grappoli di fiori rossi e gialli. Sembra di stare, come dire, Vietnam, Amazzonia. Esatto. A tal proposito, il problema del cambiamento climatico, il problema del surriscaldamento globale, in che modo ha influito su... Nel giardino si sente, negli ultimi anni praticamente non abbiamo più inverni, infatti abbiamo ancora le serre in cui proteggiamo tante piante, ma altre piante tropicali rimangono fuori tutto l'anno. Cerca di chiamare, vedo desanto. Oh, e qui finalmente vediamo le ninfee in fiore. Sì, perché questa specie di antro è riparato, è più protetto e quindi fioriscono prima. Perché questo tempio è dedicato ad Apollo, il dio del sole, che però era anche il dio della musica. E visto che il nostro patrono è un musicista, giustamente c'è riferimento, infatti si vedono delle creature mitologiche che suonano gli strumenti musicali. Quindi ha tutto un significato simbolico questo tempio del sole. E quindi qui si passa proprio dal mondo protetto e fresco e umido ad un mondo luminoso. È un po' veramente una catarsi. Grazie a te, grazie a voi. Thank you.
Voglio dire, mi sembra di vivere proprio una dimensione diversa, come c'era una volta Ischia. Noi siamo abituati alle terme, ai turisti, al mare, però vedo che c'è altro. Ischia nascosta, diciamo, quella che noi spesso dimentichiamo, però è un'Ischia molto viva. Diciamo, questa casa che stiamo vedendo qui in costruzione è una casa che... In costruzione? Cioè, che stanno facendo? Stanno costruendo una casa. Questa è la pietra lavica. E poi viene compresso sopra queste pietre, viene compresso questo lapillo che è sempre lavico, e con quella mazza viene compresso e viene frantumato. Cioè, era un modo per esorcizzare la fatica. E poi dopo alla fine c'era una grande mangiata, prima le zeppole, perché poi di tanto in tanto c'era qualcuno che portava da bere. Quindi la zeppola, si beveva, si continuava a cantare. Dopo tre giorni, una volta finito questo, si riunivano in uno spazio all'aperto, in una cantina, 300-400 persone e mangiavano. E quella ragazza che sta facendo là? Quella praticamente porta le zeppole. Ah, lei là c'ho le zeppole, con la specie di barca. Esatto, perché noi comunque sogniamo sempre Ischia è un approdo e una partenza. Quindi c'è una Ischia di chi parte e una Ischia di chi resta. Arriva. Esatto. Allora, mi sento di ringraziarti per il lavoro che stai facendo, soprattutto per conservare questa complessità culturale così importante, ma l'invito è anche quello, e non so se lo stai facendo, anche di preservare la biodiversità. Certamente. Lo fai? Certo. Come? Per esempio raccolgo tutte le sementi antiche. Di che? Di fagioli, di pomodori, di fave, di legumi, ortaggi, piante, agrumi. E sono legate. Un lumoncello. E sono legate anche a questa, la terra. Certamente, senza questo non si sarebbe nessun prodotto di qualità. E coccoruno devo bene basta. E quando vero un ci sta ritorno. E coccoso moro ma resta un bello giorno. Era naturale darsi appuntamento qui, vicino proprio al simbolo di Laccamenno, il fungo, che poi di fatto è questo masso caduto dal Monte Epomeo e che oggi si sta facendo modellare con tutti i suoi tempi dall'acqua e dal vento di Ischia. Sono tanti massi caduti giù dall'Epomeo che venuti giù hanno, come dire, vengono plasmati sia dal vento, dal mare, ma anche dall'uomo. E questa è sicuramente una parte importantissima del patrimonio naturalistico di Ischia, però quando si pensa di Ischia inevitabilmente il sinonimo è terme. Le terme, cioè le acque, le fonti di acqua termale sono dislocate su tutto il territorio dell'isola d'Ischia, è celebrata fin dall'antichità in epoca romana per le sue acque termali, no? La cosiddetta cura per aquas. A partire già dal 1200, dall'epoca angioina, fin poi ad arrivare al 500, abbiamo praticamente collocati sulla pianta del Cartaro tutte queste fonti di acqua termale. Però io so che qui all'Acquameno state portando avanti un progetto di valorizzazione del patrimonio immateriale. Che significa? In cosa consiste questo progetto? Allora, il progetto Lacconarte è un progetto che si articola attraverso dei percorsi che si svolgono, si sviluppano sul territorio di Lacquameno. E quindi abbiamo un percorso di natura architettonico, un percorso di natura archeologica, perché ovviamente noi siamo la prima colonia greca d'Occidente. E all'interno di questo percorso abbiamo voluto dare anche spazio al patrimonio immateriale, dove con questo termine noi intendiamo appunto la valorizzazione di tutti quegli usi, costumi, rituali che in qualche modo hanno caratterizzato la storia, la nostra storia, a cominciare, pensiamo, alla pesca, oppure per esempio al culto di Santa Restituta, che è la santa patrona della nostra isola, fin poi ad arrivare a tutto quel tipo di artigianato così caratteristico del nostro territorio, tra cui anche la lavorazione non solo delle ceramiche, ma anche della raffia, della paglia. Da oltre 100 anni le donne di Ischia e di Laccameno realizzano queste piccole opere d'arte. Opere d'arte, sì. Cosa sono? Raccontaci. Sono dei manufatti realizzati. Allora, partiamo dal lontano 1800, dove alle falde del Monte Epomeo
le donne di Serrara Fontana, c'erano contadini che coltivavano il grano. In particolare c'era una tipologia di grano chiamata carosella, che cioè uno stelo dritto e lungo e una spiga sottile. Per trovare modo di guadagnare qualcosa, le signore dell'isola di Lacco, hanno usato lo stelo. E che ci hanno fatto con questo stelo? Ecco, ci hanno fatto le borse. No, aspetta, queste sono bellissime queste borse, perché guardate, cioè, guardate la cura dei dettagli, ma soprattutto questo qui, io leggo scritto 1800, cioè questo cappellino che sicuramente veniva utilizzato sui campi, è stato realizzato nel 1800, sì, a dimostrazione del fatto che appunto voi portate avanti questo importantissimo patrimonio immateriale. Poi a un certo punto però dalla paglia si è passati alla rafia. Perché? E perché diciamo che con l'avvento degli alberghi, il dopoguerra, le coltivazioni sono andate un po' lasciate, quindi non c'era più produzione di grano e si vedevano quando legavano le viti che coltivavano i vigneti, si legavano con la raffia, che è questo filo, eccolo qui. Si legavano i vigneti. Però paradossalmente questa raffia ha permesso la realizzazione di tantissimi altri manufatti. Perché ad esempio, quelli lì. Ma guardate questo, cioè, sembrano veramente dei lavori fatti con l'uncinetto. In realtà sono fatti a mano come stanno facendo queste bellissime signore e ragazze, perché lei chissà da quanti anni fa i cestini, ma tu da quanto? Io allora in realtà mi sono avvicinata da poco a questa attività. Mia nonna lavorava un tempo la raffia e io ricordo che vedevo sempre, in particolare un portagioielli che aveva mia nonna, che era veramente stupendo, ricamato appunto tutto a mano, in ogni minimo dettaglio. Io però sono particolarmente attratto da questo cestino, soprattutto perché contiene il tipico rococò. Ma rococò a parte, che soddisfazione riprendere una tradizione. Soprattutto voi che siete giovani, cosa significa per voi fare questa cosa? Per noi è tanto, specialmente per me che ce l'ho dentro dalla famiglia, dalla mia famiglia, dalla mia, ormai la quarta generazione che portiamo avanti la tradizione dalla paglia alla raffia, quindi è un orgoglio personale per me, per i ragazzi che mi seguono, per le signore ancora, portarlo avanti e far conoscere la nostra isola, i nostri lavori in tutto il mondo. È la montagna che tutto vede e tutto domina, da qui già lo spettacolo è veramente bellissimo, ma per capire e apprezzare la grandiosità dell'Epomeo bisogna salire ancora più su e oggi io voglio andare fino alla cima. Ciao, buongiorno Carmen! Ciao Margherita! Oggi tu sarai la mia guida verso la cima dell'Epomeo, che è proprio la prima cosa che si nota venendo a Ischia. È uno dei pochi rilievi di questa zona a non essere un vulcano. Sì, pensa che 55.000 anni fa una violentissima esplosione porta alla fuoriuscita di tanto materiale che finisce e rigolassa di nuovo sott'acqua. Buona parte del materiale ricade su se stesso. L'intrusione di nuovo magma all'interno della camera magmatica arriva a spingere tutto questo e a portarlo fuori dall'acqua fino a farlo emergere a quasi 800 metri di altezza. When I was young. Qui siamo in uno dei tanti canyon che solcano il versante meridionale, siamo a Serrara, questo è Pendio Oscuro. Questo, oltre ad essere un tratto veramente molto suggestivo, ci fa proprio poter toccare con mano il famoso tufo verde. Sì, guarda ad esempio, eccola, guarda che colore brillante. È incredibile. Sì. E pensa che è proprio questa roccia a dare il nome all'isola di Ischia, l'isola verde. Eh certo, è vero. Carmen è di una bellezza clamorosa qua, sì. Si vede veramente tutto. Luogo da cui si scorge tutto intorno. Questo è un punto strategico, oltre che meraviglioso, per riuscire ad apprezzare dal versante occidentale con le isole Pontine. E quindi è proprio da questo punto che si riesce a godere di questa vista meravigliosa.
ma perché tieno cuore in un grido? Ma perché piagna notte sotto la luna? Ma perché su male non lo fa sapere nessuno? Che sto cuore marinare se fa nanzi, come nata in bestia che avanza. Sono a Sant'Angelo, uno dei borghi marinari più belli d'Italia. Immaginate questo scenario se non ci fossero queste barchette e di conseguenza anche quel capannello di persone che le aspetta dopo la pescata. Sono proprio i pescatori, oggi a custodia di questa tradizione millenaria e a tutela della biodiversità marina. E comunque è proprio vero, Ischia turisti tutto l'anno. Guarda quello per esempio, quello è inglese, australiano, comunque vichingo, di quelli che cercano l'onda, sarà un surfista. Excuse me, where is Marco the fisherman, the pescatore? Spaghetto a vongole. Non hai capito, stai cercando a fratello Marco, pescatore? Non ho capito. Stai cercando mio fratello Marco, il pescatore? Cioè tu sei... Sì, sono di Ischia. E mi hai scoperto che ho parlato italiano. E lui è indigeno. Stacca, frate mio, guarda qua, com'è bello. Guarda chi ti ha portato. Però la verità è che noi al sud siamo un po' più curtennire. Voi non siete proprio così. Da dove viene questa altezza, tutto questo colore giallo? Da dove arriva? Nostra madre è tedesca, viene dalla Germania. È venuta in vacanza qua sull'isola e poi è rimasta qua. Com'è andata la pesca? Ma insomma, qualcosina abbiamo racimolato. Che avete preso? Eccola, oh. Due belle aragoste, una bella pescatrice. Beh, vabbè. Un po' di plastica. Ah, pure plastica? Sì. Purtroppo. Quindi voi pulite quello che è pulibile? Sì. Quello che prendiamo in mare cerchiamo sempre di portarlo a terra e lo buttiamo in spazzatura perché cerchiamo di tenerlo pulito. È la nostra casa, il mare, viviamo con quello. Bello, siete pure rimasti a casa volutamente. Sì, sì. Non si riesce a stare lontano. Si viaggia, si fanno i viaggetti, si visita un po' per vedere anche le altre culture, però poi è difficile strappare le radici, dai, diciamo così, si ritorna sempre alla base. Bene, questo è l'importante. A proposito, vedo sta cassetta che è un po' diversa da quelle che siamo abituati. Sì. E allora aspetta un attimo, fammi una cassetta che devo andare poi a vedere come si può preparare. Torno subito, Va bene. Direttore dell'area marina protetta Regno di Nettuno. Io una curiosità ce l'ho però. Non ci sono più le cassette di una volta, quelle di polisterò, quelle che dove andavamo aspettando i pescatori e trovavamo anche un po' tutti quei piccoli residui. Non ci sono più. Non ci sono più, anche perché molto spesso le trovavi in mare, sono leggere, il vento le porta via, diventano un inquinante. Invece con un finanziamento della regione siamo riusciti a fornire ai nostri pescatori queste cassette, diciamo, riutilizzabili, lavabili, il che dovrebbe consentirci in breve tempo di dire addio al polistirolo, almeno sull'isola di Ischia. E i pescatori come l'hanno accolta questa innovazione? Sono stati, credo, felici e la cosa più importante, Giuseppe, è che non si può fare un'area marina solo mettendo le regole, devi coinvolgere le persone. E tutte queste piccole azioni che noi facciamo con la pesca, con i piccoli pescatori che sono le sentinelle del mare, da questo punto di vista poi ci servono a creare, diciamo, quel rapporto per arrivare a una protezione diffusa sul territorio. E l'area marina come sta giovando? L'area marina sta giovando nei limiti che riusciamo a fare sul nostro territorio locale. Poi è chiaro che ci sono problemi globali come il riscaldamento delle acque, ma sono altre cose, diciamo, che purtroppo non dipendono dalla nostra volontà. Però un'area marina meravigliosa. Bellissima, ha degli habitat sottomarini veramente da vedere. Allora, questa te la riconsegno. Perfetto, grazie. Io devo andare a fare una cosa che mi piace tanto. Ciao. Ciao. Allora scriva, ta viva, ta guarda e poi rira, perché sa ci fa sulla chesta. Eccomi qua, fatto tutto! Anzi, Peppo, tu vieni senza la cascetta. La cascetta di prima dove la lasciata? Ah,
ce l'è il direttore. Oh. Però questa proprio la porto. Ma quindi ne avevo un'altra. Eccola, però la voglio piena, la voglio. Anche perché da voi mi ha mandato Nino. Oh, Nino. E quindi ora vado a vedere che riesce a fare con sta roba. E chi ti fa allegria, buon appetito. Ciao. Ciao. Ma perché? Eppure rira. Ma con me? Eppure rira, si pensa che stessa con te una vita. Ma non la sapere. Eccomi qua, pescato del giorno. Oh, Peppo, buongiorno. Lo mettiamo vicino a quest'altra grande risorsa, che sono gli agrumi. Che mi hai preparato? Visto che siamo a Sant'Angelo e proprio a pochi metri ci sono le fumarole, io ho creato un piatto proprio con l'idea delle fumarole, quindi cuocere qualcosa sotto la sabbia col vapore. Noi in questo caso cuociamo su dei sassi bollenti, ma con il vapore dell'acqua di mare. Quindi è una cottura molto molto naturale. Abbiamo creato questa pentola che adesso sta per arrivare. Eccola qua. Questa è una pentola? È una pentola di ferro. Michela. Ciao Michela. Qui mettiamo delle foglie di limone e di arancio. Quindi, e andiamo a mettere tutte le erbe e le spezie che ci sono. Quindi cannella, dei fiori di fave, della maggiorana, della pipernia che è il timo nostro selvatico ischitano, della menta. Diciamo che sono calde. Sì, sono sì, sono calde. Mettiamo del chiodo di garofano, del pepe, del lemon grass. Questo va oltre la cucina, questa è quasi un'idea filosofica, di racconto del territorio. Il nostro pesce, come vedi, e andiamo a versare l'acqua di mare. Vedi che è molto bollente, andiamo a tapparlo. Adesso ci pensa lei, io non faccio più nulla. Noi dobbiamo ringraziare sempre i nostri genitori, i nostri nonni che ci hanno dato tanto, ci hanno lasciato tanto e noi oggi vendiamo veramente poco, però se su quelle storie riusciamo a trarne qualcosa di importante, logicamente in una chiave più contemporanea e moderna si può ottenere un grande lavoro. Tutti gli scarti del pesce, la testa, la lisca, li abbiamo messi in una pentola senza nulla, non abbiamo aggiunto nulla, li abbiamo fatti sudare. Quindi pentola vuota, gli scarti pesci, coperchio, fuoco lento per una mezz'oretta e ti esce il cosiddetto sudore del pesce, questo liquido che si ottiene proprio dagli scarti. Che è questo? Questo qua. Quindi è proprio estratto di pesce, lo mettiamo qui al centro del piatto. Andiamo a girare un po'. Tu dici che sarà pronto il pesce? E che ne so, tu mi devi dire pronto. Nel momento in cui tiri il coperchio cerca di odorare la prima cosa. Vado io? Vai. Delicatissimo. Il pesce cotto aggiungiamo solo un olio al limone. Come vedi, ha cotto in meno di un minuto. Cioè, veramente lo potrei fare pure io? Secondo me sì. Però adesso la cosa importante è che tu assaggi. Vediamo se funziona. Guarda. Guarda la felicità. Mamma è cotto. È buonissimo. È pure la fame questo. È veramente buonissimo. Ma quello fame. Buongiorno Ivano. Ciao, piacere. L'Epomeo ha alle sue spalle anni di storia civile ma anche religiosa e direi che questa chiesetta rupestre che è dedicata a San Nicola ne è una bellissima testimonianza. È una chiesetta molto molto antica, scavata nel tufo. I primi riferimenti storici risalgono al 1464. All'interno della chiesa possiamo ammirare innanzitutto un bassorilievo marmoreo di San Nicola, un antico reliquiario. Come vedi, qui siamo all'interno di una delle celle dei frati eremiti. E questa è adibita a cucina. Storicamente sappiamo che dal VI secolo d.C. cominciamo ad avere delle incursioni in territorio isolano, quindi scegliamo dei punti in cui difenderci o nasconderci. Quindi c'è il famoso fenomeno del mimetismo ambientale. Nel Settecento c'è la presenza di diversi frati che vengono in vita contemplativa. Non solo frati, ma poi c'è stato anche qualche personaggio importante, illustre. Parliamo di Fra Giuseppe d'Argut, governatore del castello, inoltre era anche comandante della marina spagnola, si spogliò dei suoi beni e seguì le regole di San Francesco d'Assisi.
Beh, devo dire che gli eremiti ci hanno visto lungo, Ivano. Tra l'altro, questo sguardo permette anche di poter segnalare eventuali pericoli, quello che proprio succedeva in passato, davano dei segnali di fumo verso Napoli e Roma. Proprio il toponimo Epomeo deriva dal greco epopeus, cioè uno sguardo dall'alto. E continua il mio viaggio tra le meraviglie di Ischia, l'isola che incanta, e camminare sentendo questo rumore delle acque è veramente molto affascinante. Ma Marco, è vero che poi tutta questa baia fu apprezzata dai greci già dall'VIII secolo avanti Cristo, praticamente un avamposto della Magna Grecia? Sì, addirittura la prima scintilla della Magna Grecia, che parte da questo bagnasciuga. Loro arrivano qui e tra le altre cose incominciano a scoprire queste sorgenti naturali. Ecco, ma da quando proprio sono state apprezzate le proprietà benefiche delle acque termali? I greci ci avevano già incominciato a girare attorno, ma sono poi i romani che le strutturano in maniera più concreta, creando delle antroterapie. Deviavano questi corsi di acqua calda in delle grotte che con i fumi e con il decorso delle acque si potevano operare delle terapie naturali. Però perché i greci le consideravano addirittura sovrannaturali? Era la scoperta delle prime medicine, le prime medicine naturali, facevano bene al corpo e alla mente. E quindi pensavano che c'era qualcosa di divino che li aiutasse. Invece poi i romani hanno fatto un vero e proprio stile di vita. Stile di vita, sì. Vedi un po' se riesci a capire che cos'è, odorandola. L'hai dovuta stropicciare per farlo sentire? Sì, per far sprigionare i sapori, sì. No, vabbè. Vin brûlé. Lime. Cannella. Coriandolo. Cioè, c'è tutto in realtà, qui dentro. In realtà hai ragione, ma è anche torto. Perché questo è l'allspice. Tutte le spezie in un'unica foglia. Ha uno spettro olfattivo larghissimo, è molto usato in profumeria, perché tu a secondo come te la passi puoi trovarci chiodi di garofano, cannella, vaniglia. Vaniglia, la sento. Marco, l'atmosfera che si vive qui è qualcosa veramente di affascinante, perché c'è la natura con una vegetazione rigogliosa, ci sono le terme, e c'è il mare, un vero e proprio unicum. Sì, è la tipicità dell'isola d'Ischia di avere questi tre elementi che sono la balneazione classica, la riva del mare, le acque sorgive che qui sono copiosissime e il verde che avvolge tutto in un'unica soluzione. Questa cosa oserei dire che la trovi solo se vieni sull'isola d'Ischia. Solo a Ischia? Solo a Ischia trovi queste tre cose che reagiscono assieme ed è il vero segreto dell'utilizzo delle acque termali e del relax nelle terme. Una commissione di linguaggi della natura. Sì, che si uniscono assieme. Adesso ci guardassero dall'alto, vedrebbero il mare, quindi questa isola coloratissima e poi la montagna, Monte Epomeo. E si chiederebbero tutti, ma che vini riusciamo a fare in questo microclima? Dei vini particolari, cioè il mare comunque ci aiuta con escursione termica, comunque poi brezza marina, sì, i venti, molto importante anche la salsedine, comunque ti aiuta a tenere il grappolo asciutto, quindi c'è un controllo anche dei parassiti. Insomma, è una condizione tutta insieme che ti aiuta ad avere insomma una
un lavoro sulla vigna molto particolare. Che vini sono? Allora, parliamo di Biancolilla e Forastera, qui a Ischia, due varietà autoctone. Ecco, questa è una particolarità anche del clima qui, c'è il sole e all'improvviso piove. due varietà autoctone strettamente legate all'isola, vini molto minerali, molto territoriali e soprattutto prendono tanto dal terreno vulcanico, e questa nota vulcanica la si ritrova poi nel vino. Sembra che stiamo camminando in una foresta comunque incolta, ma invece ha un senso tutto questo. Stiamo parlando della pratica del sovescio, sicuramente. Sovescio. Eccola qua. Che cos'è il sovescio? Raccontiamolo. Allora, consiste nel seminare diverse colture, sono favicello, senape, broccolo, come possiamo vedere, che però non sono destinati alla raccolta, ok? Verranno trinciati, dopodiché mescolati poi con il terreno, interrati nel terreno. Quindi coccoliamo il terreno. Lo si nutre in questo modo, sì. Questa la possiamo definire agricoltura eroica? Eh sì, perché come possiamo vedere, micro impianti, noi abbiamo 15 appezzamenti, lavorarli quasi tutti a mano, il lavoro meccanico è veramente ridotto al minimo. E quindi è abbastanza eroico. Io vado a trovare tua moglie, dove la trovo? In cantina. E allora vado, grazie, a te ti lascio continuare a pascolare in questa foresta. Che il giro è lungo. Grazie. Guarda qua, va. Mi fa sempre faticare. Lucia, io so tutto di te. Una di tutto tuo marito, so che sei ischitana doc, che ami il tuo territorio e che sei una grande lavoratrice e che questo è un luogo a te molto caro. Ma perché ti è caro questo luogo? Allora, questa qua è la cantina di mio nonno. Non ho capito, tu sei ischitana doc. Non proprio, 100%. Allora sono per metà ischitana, però mio padre è emigrato in Germania dopo la morte di mio nonno. Questa cantina qua risale al 1880, una tipica cantina scavata in tuffo verde, la nostra pietra vulcanica. Questa parte qua viene utilizzata per l'affinamento dei vini rossi. Allora vedo cozze, vongole. C'è una tellina, che cos'è? Che sono? Perché sono così queste bottiglie? Allora, queste bottiglie qua è un metodo classico che produciamo già dal 2015, però dal 2021 una piccola parte fa affinamento sottomarino a 40 metri di profondità. Per questo abbiamo appunto anche le incrostazioni intorno alle bottiglie. Ma per quanto tempo stanno in... Sono state 27 mesi. Ma che cosa dà al vino questo tipo di affinamento? Allora, per quanto riguarda lo spumante, la cosa più interessante è la temperatura, che è costante a 40 metri tutto l'anno a 12 gradi. Poi ovviamente abbiamo l'assenza di luce e anche la pressione che avviene a questa profondità. E tutto quello fa sì che si ottiene una bolla, un perlage più fine, più elegante. Grazie. Camminando su questo lungomare non è difficile capire il perché, ma è evidente. Ischia è da sempre stata l'isola ambita da intellettuali, artisti di tutto il mondo. Quest'isola è frequentata da gente di spettacolo, teatro, cinema e non solo. De Caro, anche tu stregato da Ischia. Questo è un pellegrinaggio laico. Però tu, diciamo la verità, ce l'hai vicinissima, perché da napoletano, da Portici praticamente. Ce l'ho di fronte. Ce l'hai di fronte. Però personaggi come questi, appunto, Eric Ibsen, di cui leggiamo la targa che ci ricorda la sua presenza in quest'isola, che dalla fredda Norvegia arrivava qui. Ecco, ma secondo te che cercavano e soprattutto che cosa hanno trovato questi grandi intellettuali qui ad Ischia? Beh, lui lo descrive molto bene, con la semplicità e
l'intelligenza che ha contraddistinto tutta la sua produzione letteraria. E descrive di questo shock che ha avuto arrivando al sud. Sono stati colpiti e abbagliati dalla luce, da questa luce che non conoscevano. E questa luce l'ha condivisa con noi e con tutto il suo cinema anche un altro grande del cinema mondiale e soprattutto nostrano, Luchino Visconti, che proprio qui aveva una villa. Sì, certo. Andiamo. Che l'andiamo a vedere. Beh, i cambiamenti velocissimi, immediati del clima, del tempo, fanno parte proprio della natura dell'isola. E Visconti aveva accettato e condiviso questa realtà. E forse questa visuale un po' ci ricorda il cinema di Visconti. La bellezza, il concetto di bellezza era molto vicino alla bellezza, no, che ci è stata tramandata dai nostri padri dell'antica Grecia. E grazie soprattutto per aver parlato di bellezza, perché mi sta venendo in mente ora una frase che ha detto la grande, bellissima Claudia Cardinale, che tra le tante cose anche la bellezza è qualcosa che va imparata. E Luchino Visconti mi ha insegnato ad essere bella. Sembra assurdo che una bellezza come lei possa aver detto questa cosa. Ecco, la bellezza può essere insegnata, un posto come questo ci può aiutare a capire, a condividere la bellezza. È un posto, è una terapia, non è la bellezza, l'apprendimento alla bellezza, l'abitudine alla bellezza, che la bellezza sia quella di un uomo, di una donna, della natura, di un pensiero, è una cosa che bisogna riconoscere innanzitutto dentro se stessi. Quest'isola ne è la prova. L'aspirazione alla bellezza fa proprio bene alla salute, questa è la verità. Quindi tu adesso, alla tenera età di 48 anni, mi vorresti far credere che questi sono realmente esistenti e non si trovano solo nei fumetti western. Sì, questa è una collezione che papà ha raccolto in giro per il mondo per oltre 65 anni. Ne avevamo tutto quanto invaso e poi la fortuna ha voluto e siamo riusciti a acquistare questo fondo e a realizzare il suo sogno nel cassetto, che era appunto i Giardini Rapino, che adesso dove stiamo adesso. Che faceva papà? Marittimo, capitano di lungo corso, quindi Sud America, Sud Africa, dovunque andava prendeva semi, piante, talee, portava e portava avanti. Poi la collezione è diventata enorme, noi non potevamo più neanche tornare a casa perché cactus da tutte le parti, sotto i letti, nei divani. Quindi era una passione molto forte e poi è sfociata in un giardino che oggi è una bellissima realtà. Insomma, mi ha detto suo figlio che è andato in giro per il mondo, invece di mandare cartoline, portava piante. Era un marinaio, quindi la cartolina partiva difficilmente. E la pianta pure però era difficile portare. Ma la pianta era quasi una costrizione, perché nei posti dove andavamo, lontano dalla città, lontano da posti di divertimenti, per cui il marinaio, il motorista, il capitano si davano alla pazza gioia nei dintorni dell'attracco. Chi se ne andava a pescare, chi se ne andava per le betulle, a cercare betulle, oppure io mi dedicavo ai semi e alle talee. Una domanda, sono curioso, ma sua moglie è ischitana? No, mia moglie è svizzera, conosciuta qui a Ischia. Ah, si è innamorata anche lei del fascino? Del posto, diciamo così. Ischia è un paradiso, in tutti i sensi, in tutti i lati. O sole, o mare, o cielo blu, o mandolini, o putibù. Pizza, mozzarella, core mamme a tarantella e macaruna, pomagna, non file voce. La giornata è stata impegnativa, eh? Ho incontrato tanti ragazzi giovani, consapevoli, che amano questa terra, i COP, i SOT, insomma l'isola è stata girata. Ora però è arrivato anche un po' il momento di
assaggiare qualche cosa e tu, che sei un testimonial di questa tua terra, vediamo che cosa hai preparato con le tue belle manine. Sei nel posto giusto. Qui sul tavolo ci abbiamo le tre culture, i coppe, i sot, quindi partiamo con mere coppe. Mere coppe. Io sono merecoppese, il primo piatto, questa è... E questo? Sì, merecoppe è un mio marchio, questo è l'uovo a zuppatella. L'uovo a zuppatella, sentiamo. L'uovo a zuppatella è il piatto, diciamo, quando non c'è proprio niente da mangiare a casa, si fa questo piatto. Ovviamente, piatto povero. Sì, cioè, ognuno di noi a Ischia, bene o male, abbiamo un pollaio, no? Ognuno di noi, bene o male, c'ha il pomodoro, c'ha la cipolla, quindi quando non c'è proprio nulla a casa si fa l'uovo a zuppatella. Io l'ho fatto a modo mio. È un ristretto di pomodoro con la cipolla e l'uovo viene prima cotto a bassa temperatura e poi fritto. Questo invece è un omaggio a Merevascio, quindi il lato marino dell'isola, la parte costiera. Sulla zona, diciamo, di mare sono molto più presenti gli agrumi perché la zona alta soffre di venti freddi. C'è qua. E qui abbiamo fatto una tartare di cicarelle. Alla base c'è la parte bianca del limone che viene condita con il mosto cotto, Uvinequot di Biancolella, e c'è della mentuccia e sopra io ho messo una polvere di mandarini. Questo è l'omaggio a Merevascio. Questo invece è proprio l'incontro tra le due culture, che si chiama Calacala. In essenza Calacala che cosa significa? Calacala è il baratto tra i contadini e i pescatori. Calacala. Quindi attraverso le nostre parracine si calava il cesto, il famoso panaro, salivano i pesci e scendevano le verdure. Quindi sono nate dei piatti che incrociavano queste due culture. Si è venuta a creare questa ricetta che è Ascarola Torciuta. Ovviamente Ascarola Torciuta, cioè dovuta dal movimento di torcere l'insalata nel condimento. Però questa è una mia interpretazione. Abbiamo le alici salate, abbiamo un pomodoro essiccato, acepeccia marinata nell'aceto. Acepeccia? Acepeccia, questa qua. Guarda, aspetta, facciamola vedere pure a Livio e Margherita che nel frattempo stanno arrivando. Acepeccia! Ma l'ovetto te lo sei finito tutto quanto però? Tutto fatto. Però siccome sono particolarmente affascinato dalla... Come si chiama? Scarola Andorciuta? Torciuta, perché tutta qua, guarda che spettacolo, posso romperla questa scarola andorciuta. Alla bellezza di quest'isola, Peppo, che ha fatto innamorare tantissimi viaggiatori, e lo devo ammettere, ha fatto innamorare pure me. Ale! Però secondo me si merita un bel brindisi anche la natura di Ischia, che sa essere aspra, ma nello stesso tempo dolcissima. Vabbè, e loro? Gli ischitani, gli abitanti di Ischia, non se lo meritano. Così, certo. Belli, sorridenti e accoglienti. E allora, buona domenica a tutti! Buona domenica.